Parliamo della rivoluzione in Occidente. Sì. Quali sono le condizioni storiche oggi perché un processo rivoluzionario possa scoppiare in Occidente? Oh, è una questione molto difficile, che va al di là del nostro cerchio di ricerca, sai? No, parliamo, è un'intervista per ipotesi questa, no? Sì, ma anche così è molto difficile, capisci? Perché, vedi, la situazione è bloccata in Italia, è bloccata in Francia. A mio parere è più bloccata in Italia che in Francia. Beh, anche questo è un parere, è un'ipotesi, ma la rivoluzione, Lenin ha dato le condizioni generali, sono sempre vere quando quelli che sono in alto non possono più governare e quando quelli che sono in basso non possono più sopportare di essere governati così, è la condizione, e non è pas rempli, non è compiuta la condizione, non esiste questa condizione ancora. Eh? Ma è giusto parlare... la gente che sono nell'alto non possono più governare, è vero, la gente che sono al basso, gli operai, i contadini, impiegati, eccetera, eccetera, intellettuali, non sono ancora in grado, sono ancora in grado di sopportare, capisci, il regime attuale. Lo sopportano ancora. Beh, basta che venga un tempo dove non lo sopportano più, e allora eclato. Scoppia la rivoluzione. Quindi tu dici che una rivoluzione socialista può scoppiare solo grazie alla crisi del modo di produzione capitalistico? Beh, il modo di produzione capitalistico è sempre in crisi, è la definizione che Marx ci ha dato del capitalismo, che è sempre in crisi. Vuol dire che la crisi per lui è normale, condizione normale. Senti, tu sostenevi che gli apparati ideologici di Stato fossero delle strutture molto importanti del dominio di una classe. Lo penso, no? Sempre. Ecco. Ora. Dico di Stato, ecco, su questo problema, sai? Sì. Tutti hanno adoperato questo termine, apparato ideologico, no? Non sapevo che Lenin, che Gramsci usava del termine apparato egemonico. Sì. Va bene, la stessa parola. Salvo che lo Stato disparisce. Io ci tengo a che lo Stato ci sia dentro, perché è la cosa più importante di tutto. Sono apparati ideologici di Stato. Anche se sono privati. E dipende naturalmente dalla definizione che tu dai dello Stato, capisci? Tu devi dare un'altra definizione dello Stato, non tenerci alla definizione classica che Marx ne ha dato, perché Marx nello Stato non capiva niente dello Stato. Non ho capito niente. Sì, ho capito che era un strumento a disposizione della classe dominante, sì, questo è giusto. Ma sul funzionamento dello Stato, sullo spazio dello Stato, non ho capito niente. Per esempio anche Gramsci parlava, non so, dei giornali e diceva pubblici o privati che siano, sono comunque apparati di Stato, no? Apparati ideologici. No, non ho mai parlato di Stato. Non di Stato, però egemonico. Apparati egemonici, sì, sì, anche sì. Se privati, non sì, necessariamente sì. Pubblici. Sì, giusto. L'ho detto anch'io. Ma ora gli apparati della riproduzione, no? Diciamo così, sì? dei rapporti di produzione, voglio dire, non sono però soltanto i mezzi di comunicazione di massa, i partiti, i sindacati, la famiglia, no, anche le fabbriche per esempio sì, riproducono, naturalmente, no? Naturalmente. I rapporti sociali, sì, con la gerarchia, giusto. La carriera. Non ne ho parlato, ma è giusto la tua oggezione, giusto? Quindi anche gli apparati della produzione sono apparati ideologici. Sì, 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 giusto, questo non l'avevo capito. Tu vieni soprattutto ricordato per avere creato un nuovo termine, la surdeterminazione. Secondo te, ecco, è possibile spiegare questo concetto? Sì, questo concetto mi è venuto da Freud, no? Ma l'ho usato in un campo teorico che non ha niente da vedere con Freud, no? Perché non ci sono attualmente, no? Non si può stabilire rapporti tra il pensiero di Freud e il pensiero di Marx, salvo dei rapporti di filosofia, di analogia filosofica, materialisti, eccetera, eccetera. Ma questo mi è venuto di Freud e l'ho usato per dire che qualsiasi realtà della società, qualsiasi avvenimento della storia, non è puro, non è soltanto determinato, ma è sempre surdeterminato o sottodeterminato, no? Cioè, vuol dire che non è semplice, ma che è plurale, che questo plurale è un plurale in più o in meno.
della determinazione che tu pensi di pensare, che tu credi di pensare, che tu credi di aver ottenuto nella tua ricerca. Ci puoi fare un esempio? Sì, per esempio, prendi il caso di Stalin. Sì. È un caso molto surdeterminato. La spiegazione che ha dato Khrushchev era, insomma, che Stalin era un pazzo, no? No, era diventato pazzo. E così è una spiegazione determinata. Ma è molto evidente che non è sufficiente, che non basta questa spiegazione per capire la personalità e il ruolo di Stalin. Ci vuole altre determinazioni, surdeterminazioni, capisci? E sottodeterminazioni, perché quando tu credi di capire, di pigliare la determinazione, non sai dove sei nella realtà, in confronto alla realtà. Può darsi che tu sia sotto la realtà o sopra la realtà, capisci? Devi andare al di là o invece sotto, capisci? Sopra la realtà che vuol dire? Che sei avanti rispetto alla realtà? La precedi? No, vuol dire che in generale sei in ritardo sulla realtà. Ma può darsi che in certe occasioni, per esempio, diciamo, poeti o musici o filosofi utopisti, eccetera, sono in anticipo sulla realtà. Beh, sì. Senti, per esempio noi, qui, sì, siamo sicuramente in ritardo sulla realtà, sicuro, perché non la conosciamo, tentiamo di conoscerla, capisci? Siamo sottodeterminati. Sottodeterminati. Ernest Bloch diceva che il destino degli uomini è quello di essere sempre anacronistici, di vivere sempre prima della loro storia o di vivere la loro storia pensandola come dovevano pensarla 20 anni prima o un secolo prima. Sì, che sono sempre in ritardo. È giusto, ma lui non era in ritardo. Parlava degli altri, non di lui. Il tuo metodo di lavoro e di studio, no? Cioè parlavi del... Ma io tento di fare ciò che mi sembra la cosa più importante di tutte le cose. Direi la parola d'ordine numero uno. Cambiare di pensiero. Cambiare il modo di pensare. E poi, in seguito, cambiare il modo di agire. Vuol dire cambiare il modo di organizzare, di mobilizzare, di far capire le cose, di far agire la gente, di organizzare l'azione sindacale, politica, eccetera, eccetera. Questo vuol dire anche cambiare il modo di fare politica. Che cos'è, ecco, la politica? La politica, che sì, cos'è la politica? Cioè, come la... E agire per la libertà. E l'uguaglianza. Che vuol dire saper fare politica, per esempio? Beh, vuol dire essere cosciente del rapporto reale che esiste tra gli uomini che hanno delle idee sulla politica e gli altri. Non so, tu una volta hai usato una metafora, quella che dice per saper fare la politica bisogna saper suonare il piano. Sì, è una parola di Mao. Che vuol dire? Beh, l'ho spiegato nell'articolo che uscirà nell'Unità, non bisogna che lo ripeta oggi. Senti, un'altra storia che tu hai raccontato era quella della quercia e dell'acqua. Ah sì, è una storia molto semplice, si passa in Russia, è una storia che mi hanno detto che Lenin raccontava questa storia, no? Sì. Quando era in Svizzera. E la storia si passa in Russia. Nella ci puoi dire prima perché racconti questa storia? Cioè, perché Lenin raccontava questa storia? Ah sì, perché? Perché voleva far capire alla gente che bisognava pensare altrimenti. Sì. E la storia è questa, cioè, si passa in Russia, nella campagna, una campagna quasi deserta, c'è un piccolo paese, e di notte alle 3 di mattina uno che si chiama Ivan viene svegliato, la vedete, no? Svegliato. Sì. Viene svegliato da colpi terribili alla porta della sua casa, no? Si alza e va, cosa trova? Cosa trova un giovane che si chiama Grigori che gli dice mi arriva una cosa terribile, orribile, dice, vieni come, il vecchio non vuole venire, finalmente ci va e va al prato del giovane dove c'era al centro del prato un magnifico albero, no? Uno quercio, no? Una quercia. E siccome c'era di notte non si vedeva benissimo. Allora Giovanni dice, sai cosa mi hanno fatto?
hanno legato la mia quercia a un'asina. Allora e dimostra di fatto c'è un asino legato all'albero. E il vecchio gli dice: ma tu, Grigorio, ma sei proprio pazzo? Basta cambiare il tuo pensiero? Basta pensare altrimenti? Basta pensare altrimenti. Non dire che hanno legato il mio quercio all'asino, ma dire hanno legato l'asino al mio quercio. No? Non so, io non ho più domande da farti. Se... andiamo alla spiaggia? Possiamo andare alla spiaggia? Sì, sì. C'è una bella giornata. Sì, una bella giornata. Sì. Vedi lì? Lì, cosa? La cupola di San Pietro. Vuoi dire il Papa? Il Papa. E perché no? Sei disposto? Non... trovare il Papa? Sì, sei disposto, possiamo andare. Se lui è disposto? Sì, sono pronto. Anche tu? Sì, tu sei disposto? A ogni momento, di giorno, di notte, d'inverno, di estate, sono pronto. Va bene, andiamo. Thank you.